Un buongiorno a tutti gli iscritti del canale Pulisfilm Outdoor. Oggi faccio questa breve recensione su un altro zaino che mi porto dietro nelle escursioni. Questo è uno zaino questa volta di medio litraggio, quindi siamo intorno ai 45, intorno, siamo a 45 litri. Quindi una via di mezzo tra gli zaini piccoli sui 20 litri e quelli grandi da trekking per escursioni di più giorni che vanno intorno ai 70 litri o superiore. È uno zaino della Ferrina, quindi una marca italiana. Bene sponsorizzarla. Si trova su internet, ho visto, sui 75 euro di media. E lo presento brevemente facendo vedere un po' i suoi punti di forza e i suoi lati negativi. Se del Deuter ero completamente soddisfatto, quindi gli avrei dato un 9,5 pieno, qui gli posso dare un 7,5-8 perché va bene, è un buon, la Ferrina è una grande marca. Questo tessuto che ho visto utilizzano dagli zaini dal 2010, credo, in su, è leggero, resistente, resiste abbastanza bene all'acqua. Ha un paio di lati negativi, adesso vediamo insieme, però insomma niente di particolare. Appunto, come dicevo, è un 45 litri, made in China, disegnato in Italia, della buona Ferrino, la grande buona Ferrino. Ha, a differenza del Deuter e di altri zaini da 70 litri, un lato negativo, non ha la tasca sotto, poi vabbè, quella è una scelta. Allora, quindi è tutto un vano unico, invece è una buona cosa il fatto che abbia un vano unico perché ci permette di mettere, per esempio, le ciaspole con la sua confezione. Le ciaspole prendono praticamente tutto lo spazio interno. Se facciamo una ciaspolata e vogliamo mettere da parte le ciaspole perché non c'è più neve, questo è quello che solitamente utilizzo io. Appunto, vediamo un po' le varie sezioni. Il sistema è fatto a sacco proprio con il classico soffietto. Quindi velocissimo ad aprire e richiudere. Nel vano principale io adesso ho messo due felpe, un piccolo sacco a pelo estivo. Io questo zaino solitamente lo utilizzo per le escursioni di un paio di giorni d'estate. Sotto, proprio sotto lo zaino, c'è anche a chi non piace legare roba sotto, perché a me non è la soluzione che prediligo, però ci sono degli occhielli, non so se si vede, ci sono degli occhielli che permettono di mettere due cinghie e legare magari sotto un sacco a pelo, così lo zaino pesa meno di uno da 70 litri e dà più o meno lo stesso risultato. Comunque dicevamo, nella zona centrale ho messo un paio di felpe, un sacco a pelo estivo, un materassino e si riempie tutto poi chiaramente comprimendo un po'. Si riesce a farci stare anche più roba, comunque insomma lo spazio appunto è abbastanza abbondante. C'è una tasca frontale che arriva praticamente fino alla fine dello zaino. Questa qui devo dire che esteticamente è un po' brutta. Però può essere comoda perché appunto avendo questo tessuto fatto con questa forma a fisarmonica può essere espanso in caso di necessità anche di parecchio. Quindi ci può stare un bel po' di roba anche qua, roba che chiaramente a differenza della roba nella tasca centrale è molto, molto più a portata di mano. Nel cappuccio superiore c'è una tasca interna. Questo può essere molto comodo per cose che vogliamo proteggere un po' di più, tipo portafogli, una cartina se non abbiamo, a parte basta metterci una busta Ziploc. Comunque lo spazio è più o meno quello di una 5, un po' più piccolo di una 5 ci sta.
come spazio, quindi un quaderno per dire, per capirsi, ecco. Nel cappuccio sopra abbiamo la solita tasca, quella che non mancherà mai in ogni zaino, con le cose che dobbiamo avere a portata di mano istantanea, il gancio tipo piccolo moschettone di plastica per le chiavi o per quello che uno vuole, come c'era anche nel Deuter. E poi ci sono le due tasche laterali che danno a questo zaino questa forma un po' a rombo, che non è proprio bellissima, che in effetti da quello che ho visto su internet una delle critiche più frequenti su questo zaino è la forma, che non è bellissima in effetti, però è ottimizzato bene da quel punto di vista, la Perino comunque sa il fatto suo. Le tasche laterali sono adatte per la classica borraccia di alluminio, per esempio, volendo pigiarcela un po', forse ci sta anche quella da un litro e mezzo, ma non. Come appunto quella della Quechua, quella di Decathlon o una della Ferrino. Ci stanno bene, quindi comunque comode da mettere e di chiudere. Poi, sotto, anche qui, c'è la rain cover. In questo caso la tasca per la rain cover è chiusa da un velcro, anziché con una zip, come nel caso del Deuter. Il sacchetto si apre bene, si srotola bene, si mette bene, anche questo. Ma il Deuter, da quel punto di vista lì, è un po' più preciso, questo sta un po' stretto. Va bene, c'è un bel colore giallo ad alta visibilità, può essere utile con la nebbia. Poi passiamo alla visione sul retro. Allora, questo chiaramente, essendo uno zaino un pochino più grandicello rispetto al Deuter, o comunque insomma rispetto a uno zaino sui 20 litri, insomma da escursione giornaliera, ha una fascia ventrale un pochino più abbondante e sulla sinistra abbiamo anche una taschina con zip per metterci anche qui, non lo so, GPS. Poi sistema di ventilazione del bastino va bene, perché è bello distanziato, non so se si vede dal bastino rigido, è quello che loro chiamano DNS, ha un paio di zone imbottite proprio sui fianchi, qua l'altezza proprio sotto le spalle, più o meno sotto le ascelle. È una bella zona qui, in zona lombare, questa è bella alta, è bella imbottita. Una cosa che di questo zaino non mi piace molto, ma quello forse è una cosa mia, di costituzione mia, non sega un po' le spalle. C'è anche qui la fascia pettorale regolabile in altezza e chiaramente in lunghezza, con un bel elastico che una volta trovata la misura giusta tiene in tensione senza esagerare. Bene, questo era lo zaino Ferrino Verdon 45. Un saluto da Pulisfilm Outdoor e vi rimando al prossimo video.